Primi allenamenti senesi per l'Emma Villas, tornata a casa dopo il ritiro al centro di preparazione olimpica di Tirrenia. A distanza di 3 anni, Siena ritrova la Superlega dopo le sofferenze dello scorso campionato e l'acquisizione del titolo sportivo da Reggio Emilia. Squadra tutta nuova, un solo superstite rispetto alla passata stagione, il libero Riccardo Pinelli. Sono molto orgoglioso e contento di poter continuare questa mia avventura qui con questa società. Sarà un bellissimo campionato perché avrò la possibilità di giocare la Superlega, è sicuramente motivo di grande orgoglio sia a mio personale ma penso anche a livello della società di Siena. A Siena sono arrivati nomi importanti, non solo i nazionali Pinali, Van Garderen e Petric. Fabio Ricci negli ultimi 5 campionati ha giocato a Perugia, sarà uno dei 2 centrali dell'Emma Villas. Porta in dote 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, uno scudetto e un bagaglio tecnico di primissimo livello. È un gruppo carico, un gruppo nuovo che si sta conoscendo, però trovo in palestra veramente tanta gioia, tanta voglia di fare, tanta gente che lavora col sorriso e penso che sia il modo giusto per iniziare una stagione. Le ambizioni della squadra e della società sono molto chiare, raggiungere la salvezza il prima possibile e poi una volta raggiunta quella cercare di levarci un po' di soddisfazioni. Entusiasmo ma soprattutto esperienza, il giusto mix chiesto dal riconfermato allenatore, il livornese Paolo Montagnani, che dovrà assemblare la squadra in vista dell'esordio in campionato contro Trento. Abbiamo bisogno di giocatori che sanno esattamente quello che succede in campo, sanno esattamente come gestire sconfitte, come gestire belle vittorie, consapevoli anche del fatto che l'ultima arrivata ha sempre difficoltà, perché non è facile il passaggio comunque dalla Serie A2 alla Superlega.